Il Grande Fratello chiude in anticipo. Signorini corre ai ripari per gli ascolti e le proteste degli inquilini. Il conduttore ha ripreso Cesare Buonamici per l'errore sulla data della finalissima del reality, ma le motivazioni potrebbero essere altre, in retroscena. Il Grande Fratello si avvia verso la conclusione anticipata. Come svelato da Alfonso Signorini nella puntata di ieri giovedì 14 marzo 2024, infatti, mancano meno di due settimane al termine del reality, la finalissima si terrà il prossimo 25 marzo, e non, come originariamente previsto, a inizio aprile. In apertura di serata il conduttore ha ripreso la sua opinionista Cesare Buonamici per l'errore. Pochi giorni fa, ospite di Mirta Merlino a Pomeriggio 5, la giornalista aveva parlato del 4 aprile come data della finale, e ha annunciato il cambio di programma. Le motivazioni dietro questa scelta, tuttavia, potrebbe andare ben oltre il semplice equivoco con la collega. Non è da escludere infatti che il GF chiuda in anticipo per correre ai ripari. Scopriamo tutti i dettagli. Grande Fratello, il perché della finale anticipata, due ipotesi. La puntata di ieri giovedì 14 marzo 2024 del Grande Fratello ha visto un ribaltamento dei sondaggi al televoto, con la vittoria di Giuseppe Garibaldi, nuove nomination e nuove dinamiche nella casa più spiata d'Italia, ma anche e soprattutto l'annuncio di Alfonso Signorini in merito alla data della finalissima. Il gran finale del reality show andrà in scena lunedì 25 marzo 2024 e non, come si era pronosticato, ad aprile. Come detto, il conduttore ha rimproverato ironicamente Cesare Buonamici per l'errore di qualche giorno fa, quando aveva indicato il 4 aprile come data durante l'ospitata da Mirta Merlino a Pomeriggio 5. Sai che per queste cose devi chiedere a me, ha scherzato Signorini, sinceramente infastidito per l'equivoco. Il Grande Fratello si concluderà dunque tra meno di due settimane, ma dietro l'errore di Cesare Buonamici potrebbe celarsi ben altro. Resta infatti improbabile che una giornalista esperta e aziendalista come l'opinionista si sia sbilanciata in quel modo in TV senza avere solide certezze e l'ok di Mediaset. Le vere motivazioni dietro questa finale anticipata potrebbero invece essere fatte risalire al problema degli ascolti, ma del tutto esaltanti, tra i più bassi della storia del programma. I numeri della 17ª edizione del GF sono in calo e, da febbraio, non hanno mai più sorpassato la soglia del 20% di share, cadendo sotto i colpi delle fiction Rai. Oltre ai dati Auditel, una seconda ragione dietro la nuova data della finale potrebbe essere scattata dagli stessi concorrenti del Grande Fratello. Alcuni inquilini della casa più spiata d'Italia sarebbero infatti da tempo protagonisti di una rivolta silenziosa e avrebbero chiesto di non trascorrere anche la Pasqua, domenica 31 marzo 2024, all'interno della casa, spingendo gli autori e Alfonso Signorini ad anticipare la data di chiusura del reality.